Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Peppe Vacca Collectibles con un nuovo video unboxing. Oggi sono qui con la Movie Masterpiece 650 Diecast 46 di Hot Toys, ovvero C3PO tratto da Star Wars Episodio 2, l'attacco dei cloni, sempre in scala 1 a 6. Figure quasi completamente in diecast che non vedo l'ora di andare ad unboxare e a scoprire insieme a voi. Vi ricordo che l'ho acquistata su Il Colosso dei Nerd, qui sotto in descrizione avete sia il link del Colosso sia tutte le indicazioni per la promo attiva con il Colosso. Quindi non perdiamo altro tempo ragazzi e andiamo subito a vederla. Come da tradizione cominciamo con l'esaminare la scatola, che a prima vista non mi piace tantissimo. Abbiamo ovviamente il nostro C3PO tratto da episodio 2 sullo sfondo, tagliato da queste bande nere diagonali che non apprezzo tantissimo. Comunque classica scatola Hot Toys per Star Wars, sfondo nero con il logo bello grande sulla parte inferiore e ancora più giù C3PO Movie Masterpiece 650 Diecast 46 per il 20° anno di episodio 2. E qui Hot Toys ci tiene a flexare il fatto che sia diecast, quindi in metallo. Poi andremo a vedere se effettivamente è così. Poi continua quindi sulla parte laterale, sempre questo fascione diagonale sul grigio scuro. E dietro, come sempre, gli avvertimenti, i credits e questo enorme warning che dice che appunto ci sono delle batterie all'interno, il che è una cosa molto positiva. La vera sorpresa di questa scatola però è al suo interno, come vedremo proprio adesso. Ed ecco qui che si nascondeva la vera e propria scatola di C3PO, che va a sostituire il classico formato di Hot Toys con la cover, con l'artwork, e secondo me lo fa benissimo, perché qui passiamo a un formato più classico per le action figures, diciamo, con la solita vetrinetta in plastica trasparente che permette di vedere già, di intravedere il nostro C3PO con gli accessori. Nella parte inferiore questa bellissima illustrazione dell'action figure con il nome C3PO, il logo dei 20 anni di episodio 2 e il relativo logo. Quindi secondo me bellissima, ancora una volta si flexa il fatto che sia in diecast. Sulla parte laterale vediamo questo sfondo che sembra essere desertico, probabilmente si tratta di Geonosis di episodio 2, che continua sulla parte posteriore dove vediamo il nostro C3PO appunto sempre con sfondo Geonosis in una delle sue pose caratteristiche, logo di Star Wars l'attacco dei cloni, e al di sotto stessi warning e avvertenze, insomma, e credits. Sulla parte laterale, dall'altra parte in questo caso, un'altra posa per il nostro C3PO e logo della Repubblica, C3PO, e qui una bella descrizione in inglese, ragazzi, non perdo tempo a leggerla. Se volete fermate il video e leggetevela, è la descrizione del nostro personaggio. Abbiamo anche la possibilità di aprire, vediamo se riesco ragazzi, forse andrò un attimo fuori camera, di aprirla appunto con il magnete per poter andare a vedere ancora meglio senza illustrazioni né nulla il nostro interno. Quindi adesso tiriamo tutto fuori dalla scatola ed esaminiamo gli accessori. Ecco qui tutti gli accessori ragazzi, non vi ho mostrato C3PO come faccio di solito nei miei video perché volevo che fosse una sorpresa, spero che non me ne vogliate. Questi sono gli accessori che come vedete non sono tantissimi, anzi sono veramente pochi, ma stiamo pur sempre parlando di C3PO. Cominciamo dalla basetta, su cui ho molto molto da ridire, perché classica basetta rettangolare per Star Wars per quanto riguarda Hot Toys. Targhetta frontale, diciamo cromata, con la cromatura, logo di Star Wars, C3PO. Ora, dove vengono i problemi? È sempre la solita basetta con questo motivo, che in questo caso ci può stare perché parliamo di Geonosis, quindi ambientazione desertica, fatte molto bene, anche il pattern è ruvido, l'andamento della sabbia, diciamo, realizzato benissimo, niente da dire. Ma mi volete togliere queste cavolo di impronte, soprattutto per un personaggio come C3PO?
Cioè, non posso essere io, mia cara Hot Toys, vincolato a dover usare questa basetta mettendolo in questa posizione e per forza in questa posizione. Tra l'altro qui si vede un'altra impronta orribile in un punto che non sta né in cielo né in terra, non so perché qui dovrebbe esserci un'altra impronta, comunque. Quindi, basetta, secondo me, come sempre, in queste situazioni, bocciata. Però ce l'abbiamo, ce la teniamo. Ad accompagnare la basetta, come sempre, classico stick, che in realtà questa volta non è così classico, perché, come potete vedere, è leggermente diverso. Ha questa sorta di colore opaco, nero opaco, ed è liscio, anche la forma, come potete vedere, tende ad allargarsi di più man mano che ci si avvicina verso il basso. Insomma, è sempre il solito stick che non uso e non userò mai, però almeno apprezzo lo sforzo di aver fatto qualcosa di diverso. Poi, per quanto riguarda il resto degli accessori, abbiamo le batterie, che vedremo poi, e abbiamo la testa del nostro droide, come potete ricordare nella famosa scena di Attacco dei Cloni. Testa che può essere sostituita, quella classica di C3PO. Veramente ben fatta, articolata in vari punti, come vedete qui la parte posteriore poi ovviamente può anche alzarsi, può anche girare, ovviamente, ruotare leggermente. Veramente bella, questa colorazione che è sul rosa con qualche segno di usura, diciamo, è davvero ben realizzata. Anche il painting mi sembra perfetto. Qualche sfumatura, qualche segno appunto di un rosa un po' più marcato, segni di ruggine, di weathering, insomma, anche queste parti argentate molto ben fatte. Bello, davvero un bel accessorio, probabilmente non lo userò, però fa sempre comodo. Stessa cosa, sempre legato al nostro droide, scusate, abbiamo il blaster, anch'esso. Veramente ben fatto, non so se ci sono delle parti che si staccano, caricatore no, quindi questa volta hanno optato per fare un pezzo unico, non mi sembra che ci sia nulla che si separi, non voglio fare forza, ma niente. Comunque sia, molto ben realizzato anche questo, qualche segno di usura che fa sempre bene, rende tutto molto più realistico. Bella l'impugnatura, come potete vedere con anche le piccole viti scolpite, attenzione, non pitturate ma scolpite, anche la zigrinatura dell'impugnatura è tutt'altra cosa rispetto al resto, molto molto bello, sia lo sculpting di questo blaster, sia la verniciatura, davvero un ottimo pezzo. Non credo anche questo che lo utilizzerò per questa versione di C3PO, anche se non è affatto male, bellissimo. Poi abbiamo quattro mani per il nostro C3PO, di cui due destre e due sinistre, nelle pose più particolari. Questa, diciamo, ad indicare, bisogna fare molta attenzione a questi pezzi, ragazzi, perché non sono di plastica, diciamo, morbida, ecco, non mi veniva il termine, ma sono rigidi, quindi massima attenzione nel manipolarli. Mi aspettavo, chiedo scusa ancora, ma non sono proprio in condizioni ottime oggi. Mi aspettavo le dita articolate per questo C3PO, ma purtroppo non è così. Queste sembrano comunque essere in plastica, quindi non è totalmente in metallo. Almeno così sembra, ragazzi. E abbiamo quindi queste diverse mani, comunque sempre super dettagliate. Guardate anche l'interno con questi dettagli del palmo e le dita, che vi ripeto, mi sarebbero piaciute come in Iron Man, come in altri personaggi, in diecast, articolate, ma purtroppo non è così. Ma comunque, ottimo lavoro anche per la verniciatura e per i dettagli di queste mani. Questo è tutto per gli accessori, ragazzi. Adesso è il momento di vedere il nostro C3PO. Ed eccoci finalmente all'iconico C3PO, che vi devo dire la verità, ragazzi, già a un primo colpo d'occhio sembra un pezzo davvero unico, bellissimo. È molto pesante, non vi so dire quanto, ma molto pesante e molto freddo. Quindi il metallo di cui è composto, quindi poi andremo a vedere che è quasi interamente in diecast, ci sono alcune parti ovviamente in plastica,
Però il metallo di cui è composta la struttura e il corpo è di un metallo molto pesante e anche molto freddo al tatto. Quindi cominciamo come sempre dal head sculpt, che come potete vedere nulla da dire, è riprodotto davvero fedelmente. Il lavoro che hanno fatto per quanto riguarda il painting è esagerato secondo me. Questi segni di usura del metallo, la resa della puntinatura del metallo, anche del tempo, cioè secondo me è una cosa eccezionale. Non so quanto possa rendere in camera, ragazzi, ma guardate tutte le sfumature del bronzo, dell'oro, il grigio, alcuni puntini di nero, fanno sì che sia davvero davvero molto realistica questa riproduzione C3PO. E sono veramente molto soddisfatto già da adesso. Guardate anche l'ingranaggio sulla parte inferiore della testa, ovviamente gli iconici occhi e la fessura per la bocca, che ovviamente è una vera e propria fessura, ragazzi, è scolpita. E la chicca di questa versione è ovviamente, cerco di fare delicatamente, ragazzi, la possibilità di rimuovere la faccia, ok, che è appoggiata con, come vedete, con dei peg. E con questo bottoncino e le batterie fornite da Hot Toys c'è questo LED che è anche molto luminoso e, come potete vedere, va ad illuminare gli occhi. Davvero una resa bellissima, secondo me. È molto luminoso, tra l'altro, questo LED, come vi dicevo, e anche in fase di posing averlo in questo modo è veramente una chicca. L'unico difetto, come sappiamo, delle batterie di Hot Toys è la durata, che purtroppo è molto limitata, quindi mi limiterò appunto anch'io a farveli vedere e adesso li spengo. Continuiamo con il resto del corpo, quindi come potete vedere anche qui i segni di usura del metallo e la resa generale sono una figata. Ci sono queste macchie di grigio, qualche, come vedete anche da questa parte, un po' di olio che scende verso il basso, quindi tutti piccoli dettagli che rendono vivo, ancora più vivo, questa versione C3PO. Nella parte della schiena abbiamo questa parte anche qui con qualche leggero segno, come potete vedere, e un'altra importante chicca, un altro importante dettaglio è la cura che hanno messo nel realizzare questi fili del ventre di C3PO. Fili che sono ovviamente in plastica e sono dei veri e propri fili che, come vedete, uno a uno, se mi mettessi a muoverli, sono appunto mobili. Quindi sono stati molto probabilmente intrecciati a uno e inseriti nel metallo. Ed è veramente un lavoro eccezionale, secondo me, che rende il tutto, come sempre, come al solito, molto molto realistico. Anche questa parte, diciamo, del sedere di C3PO molto realistica, guardate i segni di usura, dal marroncino al bronzato, al grigio, al giallo, tutto realizzato alla perfezione. E per quanto riguarda le braccia, abbiamo questo braccio più sul rosso e questo sul giallo dorato, come i colori appunto che vediamo in episodio 2. Possiamo anche vedere che, allora, per la testa ovviamente è rotabile in tutte le direzioni, può andare verso l'alto, anche verso il basso, ed è, ragazzi, credo che sia plastica, una plastica dura, ma questa, la testa, dovrebbe essere in plastica. Invece, per quanto riguarda le braccia, che continuano ad essere ovviamente in metallo, possiamo girarle a nostro piacimento, ma il movimento, ovviamente, come intuibile in un C3PO, è veramente molto molto limitato. Cioè, questa è la massima escursione che mi sento di poter fare. Qui ovviamente la spalla può essere ruotata, però insomma è molto limitato nei movimenti, come ci si poteva aspettare, no? Per quanto riguarda l'articolazione del gomito, come potete vedere si possono ruotare e il dettaglio è fenomenale dei pistoni, che quindi si vanno a muovere andando a muovere anche l'articolazione del gomito, bellissimo. Per quanto riguarda le mani, come vi dicevo, non ci sono le dita articolate come ci si aspettava, come ad esempio vediamo in Iron Man, e sono in plastica, quindi classica articolazione, non è possibile modificarle, classica articolazione del polso e via così. Per quanto riguarda anche l'altro braccio, quindi possiamo vedere la stessa cosa per quanto riguarda i pistoni, stessa cosa per le mani,
e andando verso il basso, dove arriva il punto critico della mobilità di questo C3PO, è proprio le gambe, perché sono veramente super limitate, ragazzi, cioè si possono muovere veramente con un'escursione che è questa. Non le spingo oltre, perché a parte che non ci vanno, perché c'è questo pezzo di metallo ovviamente che viene frenato da metallo del sedere di C3PO. Quindi molto limitate. Adesso infatti Toys dovrebbe spiegarmi come, non potendo nemmeno muovere le gambe, dovremmo andare a far combaciare l'apertura delle stesse e dei piedi con quella basetta che ci hanno dato in dotazione. Comunque, dettagli. Per quanto riguarda invece le ginocchia, ci sono, come vedete, è possibile muoverle, non è possibile andare oltre i 90 gradi. Ecco, mi è rimasto anche il guanto incastrato. Non è possibile andare oltre i 90 gradi, però vi ripeto, è comunque C3PO, ragazzi, che non era un grande campione di yoga che io mi ricordi. Poi invece mobilità delle caviglie, ovviamente abbiamo la nuova tecnologia, se così vogliamo chiamarla, del piede che è attaccato con un peg, quindi non è un unico pezzo, per fortuna, con il resto. Quindi anche qui parliamo di plastica per quanto riguarda i piedi, quindi piedi, mani e presumibilmente la testa, oltre i fili, plastica, il resto è tutto diecast metallo. Anche qui la cura nel dettaglio, nel weathering, nell'usura, nei segni di usura che sono stati fatti con la verniciatura di questo C3PO, è fantastica. Come vedete, sia il piede destro, più tendente al giallo, che quello sinistro, tendente al rosso, sono eccezionali. E come al solito vi mostro la suola delle scarpe, anche qui 2023 Hot Toys, Lucasfilm, i diritti. E la suola comunque è sempre super dettagliata, con queste parti, diciamo queste linee di gomma che vanno a dare un po' di attrito alla nostra suola. Quindi ragazzi, nel complesso io sono molto soddisfatto di questo C3PO, poi andremo a parlarne meglio nelle conclusioni finali, ma comunque l'impatto, diciamo, di averlo tra le mani è una bellissima sensazione, perché vi ripeto, è molto pesante, quindi dà ancora più il senso di buona fattura, diciamo, anche se non sempre è così. Ma in questo caso lo è. Non è forse la versione migliore di C3PO, poi c'è anche quella di episodio 6 che ovviamente è in prenotazione, ragazzi, e arriverà sul canale, non vi preoccupate, però io sono molto soddisfatto di questo pezzo. Ovviamente andrà esposto insieme all'R2-D2 sempre di Attacco dei Cloni, sempre di episodio 2, che arriverà spero a breve. Però veramente molto soddisfatto. Io, a parte qualche piccolo difetto negli accessori più che altro, davvero non riscontro nulla di particolarmente negativo per questo C3PO. Davvero un bellissimo pezzo. Come sempre, ragazzi, vi faccio un rapido confronto di C3PO con altri Hot Toys, altri personaggi tratti da episodio 2, L'attacco dei cloni, il fantastico Conte Dooku e Jango Fett con i droidi. Anche qui direi che a livello di vetrina, a livello di esposizione, il nostro C3PO fa una bellissima figura. Manca forse un R2, vicino a lui, che mi auguro Hot Toys faccia uscire presto, ma comunque un bellissimo pezzo in collezione, raga. Qui invece lo vediamo accostato ad alcuni dei personaggi tratti da episodio 3. Primo fra tutti Obi-Wan, Comandante Cody e il grande Anakin. Quindi anche qui sinceramente fa la sua bella figura. E come sempre eccomi qui per le conclusioni finali su questo C3PO di Hot Toys. Come potete vedere, non sta girando sulla piattaforma, purtroppo, perché ho riscontrato in fase di posing, quel poco di posing che si può fare con una figura del genere, con un personaggio del genere, un po' di instabilità. Probabilmente il peso dato dal metallo a confronto con
i piedi, che sono invece in plastica, forse leggermente più leggeri, con le suole comunque anch'esse di plastica e senza il supporto della basetta, che tanto odio, purtroppo un po' di stabilità c'è, quindi non mi fido, visto un pezzo del genere, di farlo girare sulla basetta. Ho fatto un po' di prove, ma ecco, non mi ha dato molta sicurezza, non gli ho dato molta fiducia. E ogni tanto lo guardo perché mi viene l'ansia. Comunque, che dire, a parte questi piccoli difetti, ragazzi, la scarsità di accessori, che è legata comunque ad un personaggio che di accessori non ne ha, anzi, quei pochi che ci sono di buona fattura. Avrei preferito delle mani anch'esse in metallo, articolate come quelle di Iron Man, già è la terza volta che lo dico durante il video, però abbiate pazienza. Basetta bocciata. Per il resto, ragazzi, cioè, è un action figure incredibile. Quasi completamente in diecast, ripeto, non la versione migliore di C3PO, che vedremo, probabilmente sarà quella di episodio 6, che arriverà in futuro, ma segni di usura sulla verniciatura, insomma, del pezzo, incredibili, materiale incredibile. Avrei gradito una maggiore mobilità delle gambe, però che è molto molto limitata, una maggiore stabilità, per carità, però resta comunque un pezzo davvero unico. Il mio voto è, diciamo, tra l'8 e mezzo e il 9. Non me la sento di dargli di più, ma neanche di meno, perché sarebbe veramente un peccato. Figura eccezionale, migliorata tantissimo rispetto al C3PO di Sideshow, per esempio, molto robusta, molto resistente, ma con i difetti di cui vi ho parlato poco fa. Vi ricordo, ragazzi, che l'ho comprata sul Colosso dei Nerd, ricordatevi la promo che è attiva e trovate tutti i dettagli qui sotto in descrizione. Non mi resta quindi che salutarvi, ragazzi, e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi, a presto!